Andrea Scaminada sarà ospite della finalissima di Hell's Kitchen in programma questa sera su Schiuno. Lo chef stellato avrà il compito di consigliare Carlo Cracco nella puntata decisiva, dalla quale uscirà il nome del vincitore di questa edizione. Insieme a Scaminada, ci sarà anche un altro cuoco molto noto nell'ambiente della cucina mondiale, ovvero il francese Yannick Alleno, vincitore di ben 6 stelle Michelin. Andrea Scaminada non è nuovo al pubblico di Sky, che lo scorso anno aveva avuto modo di fare la sua conoscenza in occasione dell'11ª puntata di MasterChef Italia 7. In tale circostanza, i concorrenti ancora in gara avevano avuto l'onore di cucinare all'interno della sua cucina e di ascoltare i consigli di Scaminada nella preparazione di alcuni dei suoi piatti più famosi. Anche questa sera, il cuoco svizzero avrà un compito difficile e importante, in quanto la sua opinione verrà tenuta in grande considerazione dal collega Carlo Cracco. I ristoranti del cuoco svizzero, nato il 6 maggio del 1977 a Ilanz, in Svizzera, Andrea Scaminada è uno dei talenti emergenti del panorama culinario internazionale. Nel 2003 lo chef Scaminada ha aperto lo Schloss Hohenstein, ristorante situato all'interno di un maniero settecentesco a breve distanza dal luogo in cui vive. Come ha raccontato lui stesso, all'epoca aveva solo 4 dipendenti, nessuna stella e 0 punti, mentre a pochi anni di distanza tutto è cambiato. Oggi di dipendenti ne conta ben 40. Ha conquistato 3 stelle Michelin e 19 punti Gold Mio. Durante la sua partecipazione MasterChef Italia 7, il cuoco svizzero aveva spiegato di essere arrivato ad un simile obiettivo con semplicità: non ho cercato stelle, né punti. Semplicemente, sono arrivati. Situato nel Canton Grigioni, nella super caratteristica località di Fürstenau, lo Schloss Hohenstein è oggi uno dei ristoranti più noti della Svizzera e, insieme alla sua cucina raffinata, vanta anche 6 camere per gli ospiti. La sua idea di cucina, dopo alcuni anni di gavetta a Vancouver in Canada e in alcuni ristoranti stellati della Svizzera, Andrea Scaminada ha deciso di tornare alle origini per esprimere la sua idea di cucina. Essa mette in primo piano l'attenzione maniacale agli ingredienti, tra i quali brillano soprattutto cipolle, porro e sedano insieme ad altre materie prime locali. Lo scopo? Esaltare i sapori delle materie attraverso un lavoro raffinato e perfezionista. Intervistato in occasione della sua partecipazione a MasterChef, il cuoco svizzero ha sottolineato anche la sua attenzione al dettaglio, espressa anche attraverso la realizzazione di una sua linea di coltelli con gli artigiani di Gude, in Germania. Insieme ai successi in ambito professionale, Scaminada può vantare anche su soddisfazioni nella vita privata. Nel 2012 ha sposato Sara, dalla quale ha avuto 2 figli. È grande appassionato di golf, che pratica tra la natura e le montagne a lui care. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.